Cari amici bentrovati al Consueto Angolo della Cultura del Giovedì. Siamo appunto a Brandano, le voci della città con due ospiti. Oggi abbiamo Riccardo Manganelli e Marta Ferrini. Parleremo di Siena, parleremo di due cose completamente diverse tra di loro, ma che rientrano nel campo della cultura a pieno titolo. Cominciamo con Riccardo che saluto. Riccardo, buongiorno. Un Ciao, buongiorno. buongiorno. Riccardo non c'entrerebbe niente con il mondo del libro perché è un ingegnere. Quindi e vabbè. <ride> professionalmente, diciamo, ha una professione anomala. Per, però però eh, si occupa di illustrazioni e fa delle cose molto particolari, e ovviamente, poi è entrato dentro anche come autore in alcune pubblicazioni. Eh, le pubblicazioni di Riccardo. In, la collaborazione con me è iniziata con uh, un libro di ormai più di decenni, no? sì. No, Però, eh, 15 sì. anni fa con lo stranario dove feci delle illustrazioni al bel libro che parlava delle vie di Siena di Maura Martelucci e di Roberto Resti che magari tra un po' vedremo anche in, nello schermo Riccardo, com'è che ti sei dato all'illustrazione? Come è venuta fuori questa tua passione? No, vabbè, la passione c'è sempre stata eh, poi chiaramente per, eh, per motivi di lavoro bisogna fare delle scelte quindi a me piace anche la matematica, quindi è stato facile per me andare nel campo anche dell'ingegneria. Però, insomma, l'illustrazione c'è sempre stata. Vengo da una mamma che era sostanzialmente una pittrice e nonno ugualmente scenografo, anche se poi anche loro di professione non, non l'hanno potuta fare. E quindi il babbo architetto per cui ho respirato quest'area fin da bambino, insomma, è con casa mia... china e, sì, e, sì, e carta no, da lucido totalmente sempre, quindi. sempre infatti, quindi poteva prenderla, rubarla al babbo, farci tutti gli scavolo che volevo, dipingevo tutte le cose nei muri, insomma, quindi eh, è parte da lontano. Poi niente, per, per le pubblicazioni fatte eh, con, con bete editori. Quella è stata dello stranario, so, anche un, un, un buon rapporto d'amicizia sia con Roberto e con Maura, quindi è stata una cosa molto piacevole. E poi c'è stato anche un, un lavoro di ricerca prima. Con, con Roberto andavamo a fare le foto, mi faceva vedere tutte le zone che c'erano e non c'erano più a Siena. Quindi... E poi ci siamo messi a, niente, a fare e proprio. Con, le... con Roberto e con Maura condividi. Il nicchio, sì, diciamo, c'è anche il discorso non... della contrada, certo, no? Quello sì. sì. Poi, eh, ti sei occupato dell'archivio del nicchio. Eh, anche adesso, sì. Eh, diciamo che sì. nel nicchio c'è una commissione che si occupa diciamo, dell'aspetto archivistico, museale, eccetera. Insomma, e eh, quindi sì, mi occupo di questo che di questa commissione. Che, che seguirà, eh, ah. si occupa di un altro archivio, di un archivio ah. pubblico mh, molto importante però poco conosciuto Sì, archivi direi, sono, obiettivamente, gli archivi sono fondamentali, sono le, fondamentali le persone, meno io, eh, perché poi io per fortuna con me ho anche Maura o Filippo Pozzi insomma, che si occupano proprio dell'archivio nello specifico, però è, è, è qualcosa di molto importante per mantenere la, la, la memoria e per insomma far capire. Ecco, quelle che vediamo sono le illustrazioni tratte dallo Beh, stranario, appunto un'edizione ormai di una quindicina di sì, anni. Quelle fu furono un continui, po' particolari, perché... Un po' particolari, fu nacquero, molto, molto innovativa come... Sì, nacquero a colori, All allora non c'erano le penne, le penne dell'iPad, quindi non si poteva fare iPad, quindi è stato un po' mischiato tutto e nacquero a colori poi invece la pubblicazione è stata fatta in bianco e nero e quindi però insomma eh, il tratto è, è un tratto molto sintetico direi non, non, non particolarmente santa Caterina che viene sì. Luttata ecco per le scale di San Giovanni dal diavolo. Qui fu, fu censurata da Roberto Santa Caterina perché all'inizio era un pochino più svestita, però chiaramente non si prestava, non si poteva. Qui no. c'è il corvo che porta la peste sì, il corvo della peste a Siena. Che... Ecco il tuo tratto è un po' particolare perché è un tratto molto. Mh, Forse perché giusto appunto hai vissuto con chi ne... Sai, ho respirato quindi... molto... Eh, sì. C'è una Diana molto sensuale, eh, con, con Sì, a volte sì, mi vengano sensuali. No, eh, ho respirato molto il discorso anche de del fumetto. Eh, so, cresciuto leggendo fumetti, anche non, non, non Topolino, anche... Mi ricordo c'era l'Eternauta, c'era tutta una serie di autori eh, diciamo importanti. Un po' i fumetti più alti, sì, dal punto di vista ehm, di. Sì, eh, che comunque sia anche da un punto di vista... Eh, erano anche impegnati, magari allora la prendevo meno l'impegno, perché quando sei più piccolo, però... Chiaramente cioè, il tratto, il però poi, sì, però il tratto vedevi era un tratto particolare, un tratto era, oltre, era un linguaggio vede. adatto a quel tipo di sceneggiatura, non era giusto tanto per, per fare, per cui sì, eh, era importante perché il linguaggio grafico doveva comunque sia seguire il linguaggio eh, dello scritto, per cui questo era, diventava importante. Non, non puoi fare sempre le stesse cose. Ecco qua per abbiamo lo le prostitute scritto. di via delle Vergini che sono fatte in maniera molto sì. Giocosa direi con questo donnone che <ride> prende un soldato spagnolo. Immagino. Sì, sì, del periodo, sì, del periodo diciamo. Del quindi... periodo, sì, mettiamola così, sì. Sì, qui hai visto un po' le... E poi arriviamo, in quest... però... invece, con in questa illustrazione, arriviamo a, diciamo, l'ultimo lavoro che ha fatto, in cui non sei, non sei più solo illustratore, ma sei anche... Sì, ho curato anche la parte scritta delle, della, 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 della grafica. Sì. C'è cioè una grafica è assolutamente... Mi sono divertito. è molto... Sì. Molto bella, molto allora, contenta. Sono è un, partic... un po' di Manara, ci no. sono delle citazioni importanti un punto di mm. vista proprio anche di stile, di stile grafico e un'innovazione che è questa del, del testo inserito in maniera. Mh, è, è tutto un corpo il testo e Sì, è un, po', mh, è un po' particolare come libro perché c'è la parte scritta di Andrea Friscello da un punto di vista psichiatrico dove insomma eh, chiarisce abbastanza la storia mentre. Nelle illustrazioni c'è un'altra storia, una storia più surreale, più forse vista da, da, dalla testa del personaggio e comunque eh, cambia completamente le, la prospettiva. E obiettivamente mi sono divertito. Sì, eh, le, citazioni, sì, le citazioni vengono naturali perché poi alla fine quelli che ti hanno sempre accompagnato eh, ti ritornano. Cioè c'è anche una volta in una c'è anche il protagonista e parla con Colonnino. Eh, Quel è Tambus <ride> cioè ci certo. ritorna alla testa quello che te da piccolo insomma, apprezzavi, vedevi, ti interessava ti... ti, ti, ti ha comunque dato degli stimoli per poi fare determinate cose per, per, per aprirti un po' la testa ecco tutto va mm. però Barò è stato molto a me è piaciuto molto Mi piace anche ora a distanza di tempo tre anni sì, e devo è, dire è, è, uscito, è un libro no. assolutamente innovativo eh, indipendentemente sì. dal successo delle vendite sì, o meno ripensando al 2018 e alla pandemia di ora che l'ho fatti tutti in maschera è inquietante sì, perché lì hai, hai fatto sì. il meglio della peste sì, e alla fine, è questo personaggio? La percezione che avevo io della storia di Roy era eh, un, un, una persona che si trova eh, libero e a un certo punto perde la libertà perché viene messo in manicomio per un motivo più o meno giusto. Però ne, nel suo immaginario passa da una, una fase di, di libertà, di normalità a una fase di totale anormalità, perché viene preso, rinchiuso e, e messo nel manicomio. E quindi l'idea, questa quest idea di perdere la libertà, eh, niente, mi ha fatto riflettere, ma, ma è, è stato il filo conduttore della parte grafica. E poi ora ci siamo ritrovati e si è persa anche noi la libertà. Quindi si spera come eroe di recuperarla. Sì, ma non, non come lui, perché <ride> no. lui ha una brutta sì, fine. Sì, ma quello della libertà è... Il fatto di recuperare la libertà non significa che poi le cose vadano tutte bene, non è segno che poi avrà successo e... cioè recuperare la libertà ti aiuta a, chiaramente a, a, a vivere meglio a poter eh, diciamo esprimerti in libertà senza vincoli però no, non è detto che poi la libertà cioè poi te la devi saper gestire ecco, no, non è certo. detto che tutto sia facile poi Senti, no? come sei passato da un'illustrazione più tradizionale come poteva essere quella de, dello stranario a un'illustrazione digitale perché poi magari sì, ci dirai sì, come, come fai, intanto magari parla della, della prima parte la prima parte tu facevi delle illustrazioni tra virgolette Ma erano, allora, no, normali perché comunque erano, erano un po' erano già un po' digitali anche quelle sì, erano un po', possiamo, erano già mischiate anche quelle con molta difficoltà perché a quel tempo non c'era tutto quello no, che c'è adesso cesso, chiaramente no. non c'era le penne, eh, o la penna dell'iPad come funziona ora, che è quasi perfetta. Eh, quindi, sì, già allora avevo fatto tutti i disegni: a Matita, a chine e poi erano stati, eh, erano stati colorati mediante eh, il con, foto, con Photoshop, Photoshop possiamo dire, sì, sì. sostanzialmente sì. E per cercare insomma, di, di, di trovare una, un linguaggio un po' particolare già allora... un precursore già una quindicina di anni fa perché 15 anni fa le illustrazioni digitali eh, forse sì, no, non c'era un granché sì. cominciavano ma si era proprio agli inizi agli oggi è molto più semplice però bisogna starci attenti perché comunque si ha bisogno degli strumenti giusti e poi io ho bisogno di rifarli mm, a mano. Gli strumenti giusti non bastano, Riccardo. Sì, no, va bene, quello che tu hai allora, la, gli strumenti ce l'ho anche io, perché anche io ho l'iPad Pro con la pinna no no, 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 lo stesso programma è usi che Però, se mi mette a fare qualcosa, no, allora, io se, se ne usa altri. No, nel senso che te devi comunque eh, con, sempre documentarti, sempre guardare anche gli altri, quello che fanno. Eh, I professionisti veri insomma, e quindi utilizzare parlo di strumenti, di programmi di, di soluzioni, poi ci rimetti del tuo chiaramente le, le, le readatti al, al tuo linguaggio, però bisogna tu vada sempre a informarti a non, non, non rimanere fermo e, e niente quindi oggi dicevo c'è è molti più strumenti ma nello stesso tempo eh, onestamente difficilmente si riesce a sostituire poi l'acquarello come, come percezione o come, o come sensazione che ti dà e che riesci a trasmettere. Sì, la, la stessa differenza c'è tra sì. un ebook e un libro no. di carta. Lo sì, leggi no. lo stesso ma non Io ha Io ho bisogno poi di... Allora, aiuta molto la tavoletta grafica perché quando sei da produrre qualcosa per, e hai bisogno di velocità... Ha bisogno di fare, cancellare, correggere anche per farle vedere a chi. Certo, ha, e quindi con l'appellello si sa che non si corregge, quindi ti aiuta tantissimo ha fatto quello. Al momento che però la cosa è definitiva, io preferisco farmelo in, uh, uh, dal vero cioè usi una base diciamo sì, uso quello lì mi, mi digitale, fa tutti, e poi però fai fa tutte le mie prove lì perché riesco a cancellare ricorreggere rivedere Avvo, oltre a quello ho sempre il mio blocchettino di disegno perché a volte scannerizzo direttamente da quello per rimodificare poi dopo comunque quando è possibile preferisco sempre riportare nel, 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 nel cartaceo, sì, nel cartaceo e, perché comunque sì, anche quando lo riporti un po' lo ricambi e ti dà una percezione diversa, lo vedi a una grandezza diversa e poi, e poi, poi è più divertente, non c'è niente da fare. Però l'iPad a questo punto quando sei fuori ti aiuta tantissimo perché chiaramente ti permette, pensa solo le scritte. Che puoi fare sopra? Eh, nel caso del fumetto, nel caso, quante volte, sbagli, quante volte si sbaglia quante volte si sbaglia, quante volte puoi correggere, ah, capito, fa, con, chiaramente uno con lì, un clip fai il disegno e invece lì fai un no, click. Il buffe, e... quando disegni mh, mi viene da refrigiare il tasto di ritorno indietro perché eh, però insomma no è uno strumento che aiuta um, ti permette comunque di fare cose con una velocità maggiore di come potevi farlo prima e quindi di concentrarti magari di più anche sull'aspetto concettuale, l'aspetto de dello scritto, ecco, anche quello è importante quando fa qualcosa. Senti, queste innovazioni nelle contrade, visto che si parlava prima di archivi di, di contrada, come sono state? Io sono stato archivista per sei anni, ma si sta parlando del secolo scorso. Eh, sì. Come sono state no, un la po contrada, recepite in allora, qualche modo nella eh, sua... Sì, vengano recepite. Eh, ad esempio per l'archiviazione secondo me eh, di materiale multimediale è fondamentale riesci a salvarle e a, e a recepirle, perché riesci a immagazzinare vecchi filmati vecchie foto, vecchie foto si permette di salvarle, perché quando la scannellizzai magari la foto originale a cent'anni riesci a proteggerla diversamente e non mettere attaccata al quadretto la musealizzi detto, in qualche modo sì, e capito? la togli dalla luce certo. cominciano molti contratti ci sono foto importanti perché una foto a cent'anni lo sa meglio Insomma, è una cosa importante un bisogna essere una cura differente. Salvata, tra eh, diciamo. Chiaramente, gli archivi di Contrada sono un po' particolari perché, intanto, ci sono eh, non tutto è fruibile come si può pensare. Perché chiaramente la Contrada è viva, quindi molte cose di, diciamo, di, di verbali, di, 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 di delibere, di tutto sono comunque un po' gelosamente custodite dalle Contrade. Quindi. A mio avviso non puoi eh, accoglierla in tutto e per tutto l'innovazione, però aiuta molto perché, ti ripeto, eh, noi siamo riusciti a, a immagazzinare le immagini, a immagazzinare i video e quindi a salvarle perché ne avevamo veramente tante. Chiaramente ora siamo un pochino bloccati eh, da sì, questa sì, certo, situazioni no? questo eh, anno eh, però sì. So ma siccome me si siccome siamo in contatto si, si stanno attrezzando. Tutte le altre entrate sono attrezzate. Insomma, non, non le cito, ma molte sono veramente avanti su questo tipo di di concetto, di tecnologie applicate diciamo, alla salvaguardia del proprio archivio e dei propri beni, insomma vedo c'è molta sensibilità anche da, da tutte e 17 le contrate da questo punto di vista. Senti Riccardo, noi poi abbiamo qualche progetto in comune in, che in divenire, in divenire anche, certo. anche un paio ce n'abbiamo abbiamo anche qualcuno che abbiamo, avevamo lasciato live messo vediamo. lì da una parte ma che poi lo riprenderemo senza dubbio mm. riguarda i personaggi della città. Eh, e poi c'è una cosa che sta illustrando adesso per, per Andrea Friscelli Sì, si sta illustrando una, una cosa per Andrea Non, non lo diciamo non ancora Non diciamo cosa, sì, 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 però sì, 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 sì. Fare, a breve dovrebbe andare sì, Certo, sì, sì. certo sì, sì. C'hai un sogno nel cassetto, qualcosa che vorresti illustrare Che eh, hai detto, vabbè un giorno, quando ho tempo lo fo". No, vabbè, quando a tempo. Se, se aspetti di avere tempo per fare la una fa cosa, nulla. non la fa mai, quindi no, io no. lo so, eh. no, ma onestamente, mi piacerebbe continuare a illustrare. Io già, già quello sarei. Cioè, so, mi dà piacere ecco fare. Io ho proprio bisogno di disegnare. Anche quando vado in vacanza, mi devo portare dietro. In video, perché io purtroppo sono un. Una grafia da prima, ma è da, da gallina no, e non sono so capace. No, perché, perché ci si rifiuta. Uso la macchina fotografica, ma sai da quando avevo sei anni. Anche quello, comunque, uno strumento è uno strumento importante. però io eh. con, con la manualità del disegno, purtroppo, non no, riesco a fare nulla. A mio avviso, questa cosa del disegno viene eh, sottovalutata: ossia, eh, se te ci pensi, eh, noi a un certo punto non scriviamo più come quando eravamo all'elementario scriviamo un po' meglio, cerchiamo mm. di sì. Nel disegno no, delle volte rimaniamo, secondo me è più un fatto mentale, boh, forse a livello... Istruzione non, 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 ci se, uno non riesce a insistere molto su quell'aspetto, però cioè il disegno non è che devi disegnare, uno deve fare un capolavoro, uno disegna per, per, per sé, come prende appunti, invece può, può disegnare, può fare uno schizzo, può, vabbè, può forse con molta probabilità. A me dà piacere, quindi è. Ecco, sì, 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 certo, eh, sì, ho bisogno capisco, di, di farlo. No. Quindi il tuo sì. sogno è continuare a farlo Ma e poi. Sì, vedremo, già felice Se riesco gli... a continuare a fare delle illustrazioni... Poi mh, esprimersi anche con lo scritto, eh, illustrare e scrivere è, è bello, insomma, quello può dare qualcosa in più, ecco, eh, come, come concettualmente, però insomma... Non... Magari potremmo pensare a, a trovare qualche soggetto particolari Sì, perché no, no, quello sarebbe interessante ecco sì, sì poter fare qualcosa come si è fatto con Roy sì. le grafiche trovare dei linguaggi differenti e ancora non sono state ben percepite secondo me dal pubblico perché il libro sì, tra virgolette sai, viene, viene da fumetti viene percepito come no, una da dai ragazzi, no? ancora... Eh però, insomma, ancora... No, ci, sono ci sono alcuni autori, autori, ora assolutamente, e ci sono anche case editrici che sono assolutamente specializzate tanto, solo su eh, quello, alcuni. solo sì, su sì. quel settore. Certamente io sono generalista, quindi io spazio sì, sì. un po' in tutti i settori, sì, certo, però certo, la Graphic no. Novel, mi è noto, è bellissima, anche se non si riesce forse a comunicare l'importanza e il livello a cui è arrivata la Graphic Novel. Eh, insomma, è oh, quello è vero, però ora c'è degli autori di livello alto secondo me sia come grafico come... percepiti ancora come di nicchia a differenza eh, di sì. un autore di gialli senza star citare il, segno, sì, sì, il certo, solito certo. famosissimo che, eh, oppure autori di sì sì no no sicuramente è percepito come un qualcosa di è Percepito sì, anche solo per come, vedo come, come di nicchia e questo è un peccato perché secondo me la graphic novel è comunque l'illustrazione generale del eh, sì sì ti ripeto, io eh, perlomeno cosa... sul panorama io avevo già cominciato negli anni 70 quando li leggevo a vedere che c'erano cose di valore, insomma di valore veramente alto, però già ora, anche ora, anche adesso vedo gli autori, sono cioè, autori veramente bravi anche qui in Italia, insomma, sia nel, nel tratto che nel, nello scritto. ecco, anche concettuale, proprio il pensiero, insomma, e poi può essere uno più o meno, può avere più o meno una percezione, essere più o meno d'accordo con quello che dicono, con quello che vogliano eh, mettere in evidenza, però insomma, sono secondo me ci sono autori ora di gran livello in Italia. Mentre parlavi mi è venuta in mente un'iniziativa che possiamo fare verso la fine dell'estate, sperando di ritrovarci Sperato, sì. in presenza, eh, proprio legato al, al, al disegno in cui magari Potrai spiegare dal vivo come fate le cose se lo vorrai, ah, sì, naturalmente. Sì. un'idea mi è venuta proprio per è pericoloso <ride> parlare no, di no, questo perché a me poi parla. vengono le idee l'importante è, è, è non rimanere fermi. È pericolosissimo. Poi... Bene, Riccardo, io ti, ti ringrazio. Se vuoi dire qualcosa, vuoi salutare i nostri. No, no, vabbè, amici. Un, un saluto. Un ringraziamento. No, io ti ringrazio a nome Canale. Di, di Canale 3, a nome di tutti i nostri ascoltatori e ci vediamo tra pochi minuti dopo l'interruzione pubblicitaria. Ben ritrovati amici, eh, abbiamo cambiato ospite, Marta Fabrini, che ci parla di un archivio un po' insolito, un archivio che a Siena è poco conosciuto alla fine. Poco conosciuto. E... Qual, quale archivio è? Perché non lo mi ha detto, ho mantenuto un po' di suspense <ride> su questa cosa. Allora, io sono la responsabile dell'archivio storico dell'opera della metropolitana di Siena, che ha la sua sede in via Monagnese, dove sono tuttora agli uffici, uffici amministrativi dell'ente, quindi siamo proprio mh, accanto al Museo dell'Opera. E qui eh, è sempre stata documentata la sede dell'archivio, anche se nella documentazione de, mh, che ritroviamo appunto, ne, fra le carte antiche si parla di, eh, della stanza del Camarlengo che ospitava un armadio. Chiuso con delle graticole che serviva proprio a conservare le scritture eh, dell'antica dell fabbriceria. E perché già da qui si parla del XV secolo, ma già in pieno 1300, in realtà, vediamo che nei registri contabili dell'ente c'è sempre un maggiore acquisto di cancelleria varia. Mm, quindi registri. Ecco, perché diciamo che in gran parte è costituito da. Ovviamente, eh, libri dei conti, no? Alla libri dei conti, ecco, esatto. Che magari uno pensa, anche io pensa di trovare chissà. Io... In gran parte sono libri dei conti, perché sono esatto. tutto i lavori, la documentazione dei lavori che venivano fatti in cattedrale. Esattamente. Perché l'opera del Duomo, naturalmente, si occupava di mantenere e costruire la. Eh, Certo, infatti, tutto quanto bisogna pensare è qual era, come nasce l'opera della Metropolitana e qual era il suo eh, scopo principale alla sua origine, ovvero quello della costruzione, dell'accrescimento e dell'abbellimento della cattedrale. E quindi era fondamentale fin dall'inizio eh, tenere eh, una nota scritta della contabilità del cantiere. Quindi sì, diciamo che circa il 70% della documentazione che è conservata in archivio è di natura contabile. Però naturalmente da queste scritture contabili vengono fuori degli acquisti che letti con attenzione ci fanno capire, certo. evolversi da alcune cose. Ad esempio, se Io uno comprava la sempre... pergamena, bene, l'ha comprata, cosa ci ha fatto? Perché qualcosa esatto. ci deve aver fatto, no? Infatti, eh, ecco l'acquisto di registri. Mh, ecco qua ne vediamo, ne vediamo una, commentiamola rapidamente. Per esempio, ehm, noi sappiamo ecco che il 23 d'agosto del 1339 il Consiglio generale del Comune di Siena delibera l'inizio la, ehm, dei lavori per la costruzione del Duomo nuovo. Quindi tutti sappiamo, eh, praticamente che la zona che ora è Piazza Iapo della Quercia con il Museo dell'Opera e il Facciatone, eh, si doveva realizzare il Duomo nuovo. Ecco, nei registri contabili dell'opera, già dal settembre del 1339 vediamo che si comincia a acquistare della carta pecora, ovvero della carta pergamena. In realtà addirittura, per esempio, in un registro troviamo scritto un pagamento di una lira a Serebindo Scrittori per cinque carte di pecora che se ne fece, disegnamenti del Duomo. Quindi viene anche specificato a cosa, serviva. a cosa servivano: non ne possiamo avere certezza, ma diciamo che quasi sicuramente queste eh, carte pecore servivano furono utilizzate proprio per il progetto. Oggi il nostro amico che è appena <ride> andato via, Riccardo Manganelli, avrebbe usato l'iPad. Quindi avresti trovato invece... una ricevuta di un iPad esatto. con penna digitale, invece all'epoca allora all trovato... si acquistava giustamente inchiostri, penne d'oca e pergamene. La, quei disegni, quel disegno che abbiamo visto è uno dei progetti che sono conservati ancora nella, nella sala studio, eccolo, questo è uno. Nella sala studio dell'opera della metropolitana di Siena sono in realtà due fogli di eh, carta cartapecora uniti insieme e questa è la progettazione di come sarebbe potuto essere il Duomo Nuovo. E poi c'è anche un'altra variante con un'abside, un, un ecco, questa è un'altra variante di, di quel progetto. Quindi, cosa ci dicono i registri? Che a partire dalla delibera del Consiglio generale già l'opera acquista pergamene per lavorare in pianta al progetto. Poi, il 2 febbraio del 1340, arriva la posa della prima pietra, quindi si inizia a costruire realmente il facciatone e eh, come mai sappiamo dare una data precisa, perché in questo documento, in questo registro che vedete ora, abbiamo dei mh, pagamenti, eh, in particolare due uscite sono registrate. 10 soldi che si diedero ai trombatori del comune, che altro non sono che eh, i trombetti, cioè i sonatori della chiarina che siamo abituati a sentire scandire tanti momenti della nostra vita Riamati cittadina. Per rendere solenne questa cosa esatto. della prima pietra. Esatto, quindi questi 10 soldi furono dati a trombatori del comune che trombino quando si comincia a murare il fondamento nuovo del Duomo. E poi vengono spese ben 2 lire e 10 soldi. in che erano carne. per quel tempo. sì. sì in carne e in pane e in vino, che si mandò a preti del Duomo, perché vennero a diciare l'ufficio quando sfondò la prima pietra nel fondamento della facciata nuova del Duomo. Quindi fece una messa solenne lì fuori. Esatto, per uh, celebrare e appunto loro chiaramente vengono spesi questi soldi in carne, pane e vino e non viene dato un, uh, diciamo, una retribuzione, un compenso. <ride> un compenso. Noi sappiamo anche che esisteva in realtà un progetto del Facciatone che eh, è stato sicuramente in archivio fino al 1379 e poi sempre i registri invece ci dicono che questo fu prestato ad un certo Simone di Maestro Matteo e probabilmente mai più restituito perché purtroppo non ne, abbiamo, non ne abbiamo traccia vediamo se si trova gli eredi e se lo troviamo facciamo felice il Rettore sì, che sicuro. in questo momento ci starà guardando in Sare, televisione sarebbe una scoperta e, che, incredibile. e che salutiamo il Rettore Guido sì, Pratesi che è stato ospite qua da noi qualche tempo fa a parlare appunto di, di tanti lavori che l'Opera sta, sta facendo in questo momento in città e chi viene in archivio? L'archivio allora, per lo più è frequentato da eh, studiosi che possano essere sia universitari, universitari che presso la nostra sala studio possono sia svolgere tirocini curricolari grazie a una convenzione che sta proprio stipulata nel corso del 2020 con l'Università degli Studi di Siena. E quindi per svolgere il tirocinio per i tesi o altrimenti solo per svolgere delle ricerche che possano servire uh, appunto come ricerche di tesi di laurea o di dottorato di ricerca e in questo caso vengono studiosi e studenti da tutte le università italiane e anche straniere. E poi vengono appunto professori che cercano materiali per pubblicazioni di interesse specialistico, storia dell'arte, architettura, e poi ancora per esempio architetti, restauratori, perché ovviamente eh, quando si programma un intervento di recupero e di restauro su dei beni eh, artistici come quelli dell'opera della metropolitana è sempre bene alla base... Fare una ricerca storico-documentaria sul bene che si va a restaurare, che sia un oggetto, un'opera d'arte, eh, come anche un ambiente architettonico. Certamente, ecco, qui stiamo vedendo. L'archivio, questa immagini è la sala studio, purtroppo anche noi ora in questo momento abbiamo problemi con, con l'emergenza dovuta esatto, al Covid. Con la, con gli accessi, quindi, Fortunatamente insomma... gli archivi rimangono aperti grazie al decreto ministeriale, non sono stati accomunati a uh, musei, e, um, e, cinema e teatri, ma gli archivi sono aperti, chiaramente con dei numeri contingentati in base alla grandezza della sala studio studio eh, solo su prenotazione però riusciamo a mantenere un servizio appunto che sia per gli studenti che per gli studiosi che hanno bisogno dei nostri spazi per poter lavorare. Senti quanti documenti ci sono nell'archivio? Allora, eh, ora io ho parlato della, mh, della contabilità, mh, certo. diciamo che mh, noi abbiamo circa sui 3.500 pezzi unità archivistiche che sono eh, registri, faldoni e praticamente oltre alla contabilità si può trovare dentro delle memorie, registri delle deliberazioni dell'opera, gli statuti. Un'importantissima serie, per esempio, è costituita dagli inventari dei beni mobili e immobili che conserviamo praticamente eh, senza lacune dalla metà del 1300 fino ai giorni nostri. E poi abbiamo anche un importantissimo fondo musicale. che... Eh, visto prima qualche. Sì, degli spartiti. Spartito, allora, la, il fondo musicale è costituito sia dai corali, che sono eh, appunto musica notata manoscritta. Eh, molto simili a quelli che possiamo vedere negli stalli della libreria Piccolomini in Duomo, magari un, più piccoli, un po' diversi, eh, forse di minor... Quelli sono dei capolavori, di, di, però. Con, con delle miniature bellissime, di una bellezza esatto. incredibile. Eh, però abbiamo anche invece un fondo musicale, eh, per lo più di musica sacra, eh, datato tra il XVI e il XIX secolo, di musica sia manoscritta che a stampa. E che attualmente è parzialmente diciamo, descritto e inventariato e invece sono molto felice perché proprio in questi giorni e nei prossimi mesi partirà un importantissimo progetto di catalogazione di questo fondo musicale e, di cui si è fatto promotore l'opera della metropolitana insieme al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena nei prossimi due anni verranno stanziati un assegno di ricerca annuale per la catalogazione del fondo musicale e poi due borse di studio eh, semestrali. Questo per noi è fondamentale innanzitutto come valorizzazione del nostro patrimonio. E anche perché l'opera così ha eh, riuscito a, a creare a... dei posti di, 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 di lavoro per eh, i giovani a... che nel campo della cultura e soprattutto delle scienze umanistiche no, non è facile, non è così no, scontato. Assolutamente. Infatti questo va dato merito all'opera del Domo e al rettore di, che in questo momento stanno svolgendo una funzione sociale molto importante nella città perché riescono comunque a garantire dei posti di lavoro. Eh, sì e eh, eh, poi con un'attenzione per la preservazione di questo eh, enorme eh, patrimonio, patrimonio mm. che magari è anche poco conosciuto perché fino a che non è catalogato non ne abbiamo piena consapevolezza esatto. e quindi una catalogazione accurata consentirà poi di esatto. anche di valorizzarlo anche dal punto di vista degli studi. Noi sappiamo quanta... già da una prima indagine ehm, che eh, ci sono degli unicum all'interno del nostro fondo musicale, cioè musica, um, Sahara, stampa. Che magari è veramente conservato in un'unica copia in Italia e è da noi. Però, ovviamente, finché non, non si riesce a fare una catalogazione scientifica e a creare degli strumenti che possano essere un inventario a stampa come degli strumenti che ormai vanno online sul web, è difficile per gli studiosi eh, sapere, musicologi, che cosa c'è e cosa si può venire a studiare presso il nostro archivio. Ecco altre cose, qualche. Curiosità dell'archivio? Allora, avevo portato le immagini di quella che secondo me è una chicca, per far capire un po' che, che cosa si può... Proviamo a descriverla, trovare. vediamo se la regia la trova nel... Allora, esiste all nel fondo del, dell'archivio storico un faldone che viene comunemente chiamato il libro dei documenti artistici. Questa in realtà è una collezione mh, posticcia che è stata fatta nel, mh, circa a metà del 1800, estrapolando i documenti dalla loro antica e reale collocazione dell'archivio e riuniti insieme perché diciamo eh, per un filo comune che è l'interesse per la ricostruzione di passaggi fondamentali, no? non è questa, è una successiva. E in una di queste, questo libro di documenti artistici, diciamo, possiamo trovare dentro dei contratti, delle memorie, delle lettere eh, di vari artisti che hanno lavorato alla realizzazione di alcuni dei più importanti capolavori che sono all'interno della, della cattedrale. Una fra tutti è una lettera che è firmata da. Grande scultore fiorentino Donato di Niccolò, detto Donatello. Io lo sapevo, ma volevo dire questa cosa. Donatello, Perché? quindi un autografo importante. E Donatello, ricordiamo, ha lavorato a Siena su eh, delle opere come il San Giovanni Battista che potete vedere all'interno della Cappella di San Giovanni in Duomo, eh, la lastra tombale del Vescovo Pecci che si trova sempre in cattedrale, nel transetto sinistro verso l'ingresso della Sagrestia. Però nel 1423 viene chiamato a realizzare una delle formelle in bronzo dorato che sono sul fonte battesimale nel Battistero di San Giovanni. Al fonte battesimale lavorarono i più importanti artisti certo. che gravitavano nell'area senese, ma viene chiamato anche Donatello, che invece è fiorentino. E um, in, una, in questa lettera... Quale formella ha fatto Donatello? La, um, il banchetto di Erode. Che penso, una di quelle formelle che immagini troviamo in tutti i libri di scuola, dalle eh sì, medie, sì. alle superiori è studiatissima. E qualche anno dopo, quindi nel 1423, ricevono questo incarico. Nel maggio del 1427 scrivono questa lettera. Lui e il suo collaboratore Michelozzo, perché era venuto a Siena un loro collaboratore inviato, non si sa, che si chiama Antonio Di Esaù e era venuto a Siena proprio per riscuotere una borsa con 50 fiorini che doveva essere il pagamento per la formella cifra importante Cifra importante. E, pensiamo anche che Donatello in quel periodo sta lavorando al ciclo dei profeti del Campanile 18 a Firenze e quella per Siena è una delle prime importanti eh, lavori che, commissioni che svolge fuori Firenze quindi eh, Antonio de Saú torna a Firenze a mani vuote, perché in realtà questa borsa di denaro non gli viene consegnata e in questa lettera i due artisti scrivono, si dicono assai meravigliati che i fiorini 50 ci dovevate mandare dopo l'avviso d'Antonio non siano venuti. Ora per questa vi preghiamo che senza indugio ce ne facciate servire. Quindi dicono noi la formella si è mandata buon anno ma comunque esatto sera dopo facciamo scrivere l'avvocato si, si direbbe oggi ora per noi eh, a parte ecco, la nota di colore però eh, è importante perché chiaramente un documento come questo ci dà dei riferimenti per la realizzazione delle opere. Nelle ultime righe di questa lettera, eh, Donatello fa riferimento a due figure che mancano e pensiamo che possano essere la, le statue della fede e della speranza che furono appunto compiute fra il 1427 ed il 1429 che vanno a completare la decorazione del fonte battesimale nella parte sopra la, sopra la, la cornice. Beh, quindi dal, dagli archivi riusciamo a ricostruire... Tanta, tanta storia, tanta tante storia informazioni. Tante informazioni, tante notizie che altrimenti sì. non riusciremmo. E non solo: la storia dell'arte, dell'opera. Dell di architettura, musicologia, cioè l'archivio è una fonte inestimabile di notizie per tante materie. E anche l'archivio dell'opera, appunto, lascia un grande spazio a studiosi di, di vario genere. Senti, l'opera si sta aprendo molto in questo momento al mondo. Eh, sì. E che progetti ci sono per il tuo archivio? A breve, mi parlavi di una cosa prima? Se vuoi, sì, allora, il, dirla. il progetto a allora, parte il progetto appunto di catalogazione di questo fondo e dei tirocini che portiamo avanti con, con l'università. Ehm, e poi parteciperemo al, il 4 di giugno alla Notte degli Archivi, che è un festival di archivi eh, di archivistica a livello. Nazionale promosso dalla regione Piemonte. Eh, purtroppo Prima del Covid si svolgeva in presenza a Torino portando conferenze, portando cioè, eh, convegni. Su, su Zoom. Esatto, da due anni invece si svolge in forma digitale e questo ha, per, ha permesso anche ad archivi piccoli come il nostro, però, di poter eh, dare un nostro contributo. Eh, il 4 di giugno verranno lanciate appunto tutta una serie di iniziative che si svolgeranno in archivi eh, a livello nazionale, sia con podcast video video eh, dirette, eh, aperture straordinarie se chiaramente l'emergenza epidemiologica le permetterà e i migliori video, i migliori elaborati che proporranno gli archivi saranno diffusi anche sui canali social della stampa che insomma è una festa abbastanza a importante. Media partner immagino del progetto. Esatto perché sì svolgendosi a chiaramente a Torino eh, la stampa e quindi per il primo anno proviamo a partecipare anche noi a... Proviamo a fare un piccolo elaborato e vediamo se sarà apprezzato anche. Beh, sicuramente in è una tappa importante perché significa che Siena sta cercando di nuovo un nuovo rinascimento, un nuovo modo di uscire un po' dal nostro, dalle nostre mura e portare fuori quello che è eh, la nostra ricchezza, il nostro patrimonio. Sì. E' è importante farlo conoscere perché. Vogliamo che tutti vengano qua da noi, ma dobbiamo anche comunicare cosa devono venire a vedere. Esatto. Con gli archivi è sempre molto difficile perché, purtroppo, diciamo che l'archivio non è un museo, certo. è uno spazio un po' di nicchia, ma è anche importante che anche la platea degli studiosi si apra. Che non sia limitata allo studioso locale, ma che possa essere conosciuta anche, ecco, anche dall'estero. Da, da Io ho avuto molte esperienze con studenti e studiosi che dall'estero sono venuti da noi a, appunto, a studiare il certo. nostro patrimonio. Ma secondo me c'è una cosa eh, su cui vale la pena di riflettere un attimo: i nuovi mezzi di comunicazione consentiranno di fruire degli archivi in maniera molto estesa sì. e quindi anche a persone non eccessivamente specializzate perché io mi ricordo che eh, quando mh, in passato mi sono affacciato all'archivio di Stato o comunque degli archivi eh, ti trovi un attimo in soggezione perché eh, o sei veramente una ditta ai lavori altrimenti eh, rischi un attimo anche di imbarazzo per, per l'accesso, per, per tutto. I nuovi mezzi di comunicazione consentono invece di accedere a dei contenuti eh, che altrimenti non sarebbe possibile, non è che posso andare mh, a Londra a vedere certo. delle miniature meravigliose di cui poi parleremo nelle prossime settimane che riguardano la Divina Commedia. Eh, invece dal mio tablet certo. lo faccio, me le guardo me le salvo se me le voglio riguardare con calma e riesco a aumentare quello che è la mia eh, conoscenza, anche se forse qui dovremmo differenziare un po' il concetto di informazione e conoscenza, ma si entra in un, in un ginefraio, in questo caso evitiamolo, eh, però comunque perlomeno un, un primo livello di informazione è certo. consentito, cosa che prima era assolutamente... È difficile sia per l'accesso fisico certo. ma anche forse per un certo timore reverenziale nei confronti di un accesso da chi non è veramente un addetto a lavoro. Sì. Ma, quindi spero che l'opera, sì. anche in questo senso, ma conoscendo il rettore non ho dubbi, mm. si apra molto anche in questo settore e quindi renda fruibili i contenuti a chi ha certo. veramente voglia di conoscere e capire quello che c'è dentro. Guarda, un, un, dei cambiamenti a piccoli passi eh, li stiamo facendo un po' anche eh, perché si evolve proprio la disciplina archivistica, quindi eh, mentre chiaramente quando è stato redatto per esempio l'inventario dell'Opera della Metropolitana, che siamo a fine anni Ottanta dal professor Moscadelli, eh, ovviamente fu scelta Fu scelto di pubblicare uno strumento a stampa, poi cosa succede? Che magari gli strumenti a stampa non vengano riediti, rimangano lì nelle biblioteche per avere accesso, bisogna per forza recarsi il loco a consultarlo. Eh, già dal 2016 abbiamo fatto un importante lavoro di digitalizzazione, cioè di trasformazione dell'inventario in, a stampa, intanto in un file PDF che perlomeno tutti possono scaricare. Oh, e affinabile. ora ci stiamo. Sì, ma ora ci stiamo un po' evolvendo perché con degli strumenti nuovi, dei software di archiviazione... Per esempio, noi abbiamo scelto di eh, utilizzare eh, Archimista, che è un software di archiviazione lanciato dalla Regione Lombardia, ma che ora è fortemente sponsorizzato dal Ministero dei Beni Culturali e mh, soprattutto dall'ICAR, che è l'Istituto Centrale degli Archivi. E, mh, chiaramente, sono dei software in cui si inseriscono le informazioni che sono sempre modificabili, si può sempre aggiungere, si può eh, inserire degli oggetti digitali. Quindi, oltre a vedere la descrizione. Del pezzo si può anche abbinare un'immagine e questo soprattutto sono strumenti che una volta completati vanno online e quindi rendono ancora più fruibile come tutta come la, insomma, la, la, la documentazione che è all'interno degli archivi. Eh, ci vogliono risorse, ci vogliono competenze, non è facile e no, come certo, si però pensa, però ci si sta lavorando. Importante. È sì. un passo estremamente importante. Bene, il nostro tempo a disposizione per la cultura. Oggi è finito. Io ringrazio Marta Fabrini dell'Opera Metropolitana del Duomo di Siena per essere stata qui con noi, a grazie nome a mio te. personale, a nome di Canale 3, a nome di tutti gli grazie. ascoltatori. E ci vediamo la settimana prossima e grazie a tutti. Buona giornata. Buona giornata.